Bentornati, oggi rapidissimo unboxing per queste cuffie della Momo Design. Vedete che sono cuffie Bluetooth, guardiamo la confezione. Molto curata, vediamo già dalla confezione che sono cuffie ripiegabili, che sono a batteria ricaricabile e che abbiamo in dotazione il classico cavetto col jack da 3,5 mm. Il Bluetooth arriva a 10 metri di distanza dalla nostra fonte audio, la batteria ha un'autonomia di 30 ore e abbiamo all'interno il cavetto per porre le cuffie in carica. Spacchettiamo! Andiamo a scoprire che cosa abbiamo dentro. Allora, innanzitutto ecco qua il nostro cavetto, anzi i nostri cavetti. Cavetto jack per collegarlo senza il Bluetooth, cavetto USB per metterlo in carica, ed ecco le nostre cuffie. Allora, vediamo già i padiglioni in pelle, sono reclinabili e la cuffia è ripiegabile. La staffa, vedete che si può gestire qua per allargare. La parte superiore è sempre rivestita ed è molto morbida ed elastica. Ok. Allora, queste cuffie non sono cuffie adatte per uno studio di registrazione. Ovviamente, come avete già capito dalla presenza del cavetto col jack da 3,5 mm, difficilmente possono essere cuffie da gaming, nel senso che non hanno un microfono, quindi a meno che non abbiate il microfono a parte, se dovete interagire con altri giocatori, queste non sarebbero ideali. Sono invece ottime cuffie urbane, cioè la Momo Design è proprio un produttore di articoli di abbigliamento urbano, quindi fanno zaini, caschi, giubbotti, trolley, ok? Quindi queste cuffie vanno a inserirsi in questa linea di prodotto, cioè questa è la classica cuffia che porti in autobus o che porti in treno, quindi abbiamo i padiglioni che isolano molto bene e probabilmente andranno bene anche per guardarsi la televisione tramite il Bluetooth, a meno che non dobbiate fare conversazione con la persona seduta accanto a voi. Non le consiglierei per cantare, cioè teoricamente uno potrebbe ascoltare la base musicale nelle cuffie e cantare, ma in questo caso ovviamente dovreste rinunciare al Bluetooth perché rischiereste di avere latenza. Comunque a questo punto io vado a fare una prova e vi dico che cosa ho scoperto. Allora, ho fatto la prova con queste e con queste per sentire la differenza e indubbiamente queste, oltre che si sentono meglio qualitativamente, sicuramente isolano di più perché il padiglione più grande, che accoglie meglio l'orecchio, crea un effetto isolante maggiore, quindi sicuramente per andare in autobus o in treno meglio le cuffie della Momo Design. Ho fatto la prova sia con il cavetto che con il Bluetooth. Qua non vi ho fatto vedere che abbiamo anche l'indicazione del padiglione destro e del padiglione sinistro, quindi bene sia con il cavetto che semplicemente collegate con il Bluetooth. Su questo lato abbiamo i controlli. Questo è il pulsante per l'accensione e, se lo tenete premuto a lungo, anche per spegnere. Qui vedete abbiamo il pulsante del più e del meno per alzare e abbassare il volume, oppure tenendo premuto passiamo alla canzone successiva o alla canzone precedente. Questo è l'ingresso per il jack. All'interno della confezione abbiamo anche il manuale delle istruzioni con la parte anche in italiano. Allora, le cuffie appena uscite dalla confezione sono già in grado di essere utilizzate, ad ogni modo viene consigliato di tenerle in carica per una ricarica completa prima del primo utilizzo. Una ricarica completa richiede 2 ore e mezzo. Che dire? Ah, mi scordo sempre di specificare, questo non è un unboxing sponsorizzato, cioè
quello che vi dico è quello che penso di queste cuffie. Sono buone cuffie da ascolto. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie per quando andate al lavoro o per quando andate a scuola con i mezzi pubblici, queste potrebbero essere il vostro prossimo acquisto. Sono belle esteticamente, sono molto comode, sono molto leggere e isolano discretamente. Tutto qua, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.